Ciao, segno della bilancia, vediamo che messaggio hanno le carte per voi. Bilancia, che messaggio avete per il segno della bilancia? 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 Per il segno della bilancia? Segno della bilancia. Allora, qui si pensa che non sia mai il momento giusto. Tutto al contrario, ragazzi, tutto al contrario. Allora, qui voi vorreste un nuovo inizio, ma nello stesso tempo scappate da ciò. Delle comunicazioni probabilmente le avete avute da persone nuove o persone vecchie. Qui comunicazioni le avete avute, ma forse non avete colto quello che c'era da cogliere, cioè non avete saputo leggere fra le righe quello che la persona vi stava comunicando, ma nello stesso tempo pensate voi di non essere pronti per iniziare un qualcosa. Qui voi vorreste cogliere queste cose, questa persona, questo inizio, voi lo vorreste, ma nello stesso tempo ne avete una paura fottuta. Scusate, ma mi è venuto proprio questo termine. Qui voi non avete saputo cogliere quello che vi è stato già comunicato. Vediamo se ci chiariscono ancora un attimino le idee. Probabilmente avete proprio interpretato tutti i paggi, quindi tutte comunicazioni. Probabilmente dietro a questa non lettura fra le righe che c'è stata addirittura una discussione. Voi non vi sentite pronte, o pronti, girate, non vi sentite pronti per avere questo nuovo inizio. È come se pensaste di non meritarlo, non... Poi ditemi voi, però qui c'è proprio tanta, tanta paura di dover, e il fatto di non cogliere le sfumature delle cose. Scorpione, vediamo un po', per il segno dello scorpione, cosa ci dice il segno dello scorpione? Per il segno dello scorpione, che messaggio c'è per il segno dello scorpione? Per il segno dello scorpione, che messaggio avete per il segno dello scorpione? Che messaggio avete per il segno dello scorpione? Che messaggio avete per il segno dello scorpione? Uno scorpione che si è un po' stufato di rimanere in attesa, di osservare, di... Sì, non vuole più, vuole lasciare questo senso di perdita, di insoddisfazione. Uno scorpione vuole ottenere ciò che vuole agire. Lo scorpione è stato in un'energia di attesa, di insoddisfazione, che non vuole più. È pronto ad agire. Qui vuole arrivare a concretizzare qualcosa lo scorpione. Vuole con questo sole e questa imperatrice, vuole andare a concretizzare delle cose. Con questo sole al contrario, ci vedo, e questo appeso al contrario, ci vedo comunque sia qualche difficoltà nel raggiungere quelli che sono tutti i suoi obiettivi. Per il segno del Sagittario. Il segno del Sagittario, per il segno del Sagittario, per il segno del Sagittario, che messaggio avete
là là. Io le ho prese tutte quelle che sono cadute. Qui per il segno del Sagittario mi verrebbe da dire che il Sagittario ha a che fare con una persona più immatura, una persona che da paggio comunque sia di coppe vuole diventare un imperatore. Per quanto riguarda il Sagittario, ha un'energia di una donna, di una regina di spade al contrario. Quindi, comunque, vi faccio vedere questa regina per farvi capire bene: una donna in attesa, pronta comunque a difendersi dagli attacchi. Una persona, comunque, sia fredda, razionale. Qui, ma vuole entrare nella condizione di una regina di pentacoli, quindi vuole ritornare, vuole avere essere una persona più concreta e meno mentale, anche un po' meno cinica, un po' meno fredda. È portata a prendere delle decisioni. Con questo 8 di spade, al contrario, mi fa quasi capire che questo cavaliere di spade, al contrario, mi fa capire che comunque sia, mantenendo le difese molto alte, non vuole più dare retta ai suoi istinti, non vuole più, qua non si vuole più dare retta né agli istinti né qua non si vogliono più fare troppi discorsi mentali. Qua si vuole un qualcosa di un po' più concreto. C'è anche questa energia di questo imperatore che comunque sì, ci vedo tanta tanta razionalità per il segno del Sagittario. Ci vedo poco impulso, ben poco istinto. Qua si vuole ragionare e essere concreti. Vediamo per il segno del Capricorno. Per il segno del Capricorno, che messaggio avete per il segno del Capricorno? Avevamo appena iniziato a mescolare senza fare la domanda, quindi le abbiamo riprese. Per il segno del Capricorno. Ho capito. Ora fatemi fare la domanda e poi per il segno del Capricorno. Qua il Capricorno non vuole più avere conflitti né interni né esterni. Mi vuole abbandonare questi conflitti. Che messaggio avete per il segno del Capricorno? Qua di discussioni ce ne sono state tante, tante, sia interiori che esteriori, basta, non si vogliono più. Che messaggio avete per il segno del Capricorno? Che messaggio avete per il segno del Capricorno? Qui non si vogliono più avere conflitti né interni né esterni, ma non si è pronti ad agire. Qua stiamo ancora, il Capricorno sta ancora valutando ogni possibilità, tutto ciò che è stato fatto finora, sta valutando tutto il suo lavoro. È un Capricorno comunque molto mentale. Qui si vuole arrivare ad avere degli aiuti anche da terze persone. Qua si cerca anche i consigli, un aiuto proprio a livello anche economico da parte di terze persone. Si sta valutando com'è stato il proprio lavoro finora. È un Capricorno che sta lasciando le sue sofferenze altrove. Si vuole allontanare comunque da queste sofferenze e direi che con questo imperatore finale, il